La corresponsabilità perché cresca una visione ecclesiale condivisa, perché ciascuno riconosca che la propria vita ha un nome, vocazione, per comprendere che nella storia tutti sono chiamati ad amare e essere pietre vive della Chiesa. E in questa consegna, all'interno del popolo di Dio, il ruolo fondamentale di un laicato maturo e formato, così come lo aveva prefigurato il Concilio. Dice così l'arcivescovo che presiede in Duomo il pontificale con il rito di ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato e al diaconato permanente per l'inizio dell'anno pastorale nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria, una festa che si fa a rivelazione e promemoria per riconoscere appunto che la vita è vocazione. E così, se la storia ha un senso, come lo ha sempre, il modo giusto di raccontarla è riconoscervi la vocazione e una pluralità di risposte. Da qui l'appello a ogni componente della comunità cristiana. Con quale dedizione io posso essere pietra viva per questa Chiesa? È la domanda che dobbiamo aiutare tutti, soprattutto gli adolescenti e i giovani, a porsi per cercare e decidersi a dare una risposta. Immediato in riferimento all'azione cattolica. Voglio incoraggiare e benedire l'azione cattolica che ha come suo particolare interesse, attenzione e disponibilità quello di essere dentro la Chiesa locale per collaborare con maturità e piena responsabilità laicale a edificare questo popolo di Dio, a essere animatrice di tutte le componenti del popolo di Dio. Il richiamo è anche per i ministri ordinati, presbiteri e diaconi, come i 19 giovani che poco dopo si presentano per il rito di ammissione e i 7 diaconi permanenti. Un'attenzione particolare riservata dall'arcivescovo alle forme di nuova consacrazione che si sono configurate nella nostra diocesi dopo il Vaticano II. E voglio ricordare e incoraggiare la promozione dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, che ha concluso la celebrazione del 40° della propria erezione canonica. È un istituto composto da donne che si consacrano a vivere in vita comune al servizio delle comunità e delle istituzioni diocesane secondo l'indicazione del Vescovo. E voglio ugualmente ricordare e richiamare l'attenzione all'Ordo Virginum, che è costituito da donne che si consacrano con i voti caratteristici della vita consacrata e che conducono la vita ordinaria nella professione, nella loro abitazione e si prendono a cuore nella preghiera e nel servizio possibile questa diocesi. E ancora la Congregazione degli Oblati, che composta da fratelli oblati diocesani, che cerca una qualificazione che ne faccia una possibilità proponibile a uomini che si offrono totalmente a servizio della Chiesa ambrosiana, in disponibilità piena all'arcivescovo. Sempre in diocesi sono proposti e devono essere frequentati percorsi formativi particolarmente preziosi come il Cenacolo e il Gruppo Samuele, istituito con felice intuizione 30 anni fa esatti dal cardinale Carlo Maria Martini. E sento la responsabilità di invitare tutti a far conoscere queste forme di vita consacrata. Le persone in ricerca possono essere aiutate se gli educatori, i preti, i genitori hanno la lucidità, la attenzione di proposte esplicite che orientino talvolta intuizioni ancora un po' vaghe a determinarsi in scelte durature e talvolta definitive dopo adeguato discernimento e formazione. Poi il rito di ammissione dei 19 giovani seminaristi che iniziano con la terza teologia il quadriennio della loro formazione teologica in seminario e dei 7 diaconi permanenti di cui 6 sposati, per cui l'assenso viene richiesto anche alle mogli. Sì, acconsento.
Infine, prima della benedizione e dell'applauso che accompagna i candidati nella processione finale, arrivano alcuni avvisi da parte dell'arcivescovo. In primis, la proposta pastorale in fondo a Dio sapienza nel cuore è disponibile fin dall'inizio dell'estate e propone il tema della sapienza per qualificare questo anno che si avvia con tante complicazioni e con tante domande. E la proposta di leggere, meditare quei brani pertinenti del libro del Siracide fa come da punto di riferimento per tornare tutto l'anno sul tema della sapienza e chiederla con umiltà e con fiducia a colui che è la sapienza del Padre. In quel testo pubblicato all'inizio dell'estate c'è anche la lettera per l'inizio dell'anno pastorale, dove ho indicato le attenzioni specifiche che il calendario o la situazione pone all'attenzione di tutte le comunità della nostra diocesi. Una seconda sottolineatura è per la ripresa della celebrazione dei sacramenti. Ultima ma non ultima, la solidarietà. Per queste forme di solidarietà la Conferenza Episcopale Italiana ha messo a disposizione somme consistenti tratte dal contributo dell'8 per mille. E tuttavia alcune nostre iniziative diocesane richiedono di rinnovare la nostra generosità, come è stato fatto anche nei mesi scorsi e come dobbiamo continuare a fare. E quindi in particolare richiamo il contributo per il Fondo San Giuseppe, che è un desiderio di aiutare momentaneamente quelli che hanno perso il lavoro,